Don Bertagna. Buonasera. Benvenuto, lei è un sacerdote gesuita. Un gesuita, sì. Ed è si è proprio occupato del tema che è al centro di questa nostra puntata, cioè quello l'incontro tra le vittime del terrorismo e i carnefici, cioè i terroristi stessi. Sì. È vero? Ha scritto un libro. È vero, è una storia che parte in realtà molto più indietro rispetto a quando comincia il racconto del libro. Lei ha scritto un libro, ricordiamolo, si chiama Il libro dell'incontro, quindi come si chiama, come il nostro film, no? Esatto. Si chiama appunto L'incontro. Voi facevate incontrare davvero i familiari delle vittime con i terroristi? Cioè proprio si incontravano faccia a faccia? Sì, certo. Cosa succedeva? Quali erano le emozioni che questi incontri suscitavano? Sono incontri di umanità in cui da parte di entrambi necessariamente si esce dal ruolo che la storia ti ha dato, di carnefice da parte di chi ha colpito e di vittima in senso stretto da parte di chi è stato colpito. Cioè si riesce a guardare il volto dell'altro, sì, davvero? Si riesce a guardare il volto dell'altro nonostante davvero. Tutto il dolore accumulato, prodotto da quel gesto? Forse grazie a tutto il dolore. E le persone come ne escono poi? Ne escono cambiate? Ne escono poi dopo la loro vita migliora o peggiora dopo questo incontro? Dunque, secondo lei? La loro vita è senz'altro appunto arricchita di umanità. In qualche caso il cambiamento, per esempio, è dell'ordine di sbloccare delle situazioni congelate per anni. Una persona che ha fatto questo percorso ha usato un'immagine molto bella che forse può essere di aiuto. Questa persona diceva: la mia esperienza è stata come di chi si è legato ad un elastico e procede nella vita, fa un sacco di cose, passano gli anni, poi c'è un momento, basta niente, basta un pensiero, basta una suggestione, una battuta che ti viene fatta, e quella tua vita legata a quell'elastico che è rigorosamente, saldamente legato in quel punto della vita, ti riporta indietro con violenza. A quel momento. A quel momento. Al momento del dolore. Ma il mistero profondo che almeno alcune di queste persone, e sottolineo alcune di queste persone, hanno vissuto, è che si scioglie insieme questo nodo. E scioglierlo da soli è molto più difficile, e normalmente è meno completo. Dopo la pubblicità entriamo in una di queste storie. Beh, una storia di Lina. È veramente di Lina, sì, che ci fa veramente che ci apre, sì, il cuore e lo sguardo. A tra poco. Stiamo affrontando questo tema delicatissimo in questa cosa del perdono. Lei però ci sta dicendo una cosa importante, cioè che la giustizia, la pena, diciamo, che è fondamentale. La giustizia, il fatto che una persona che ha ucciso qualcuno vada in capo a una sentenza, che ci sia fatta verità, sia fatta giustizia, eccetera, però non è sufficiente per portare la calma nel cuore delle vittime e dei colpevoli, è così? Ci vuole qualcos'altro? Sì, di entrambi, normalmente scontata la pena o vissuta anche vissuto un tempo lungo di pena. Anche da parte di diversi familiari delle vittime, l'esperienza condivisa anche nel gruppo è stata che questo tempo anche lungo che i colpevoli hanno pagato non riporta pace, non riporta quella visione serena sulle cose. Forse è una condizione necessaria, ma non sufficiente per la pace. Del resto noi abbiamo l'articolo 27 della Costituzione che dice che la pena serve perché la persona possa essere reintegrata in una società, in una convivenza civile. Quindi anche la Costituzione stessa ha una prospettiva nella quale evidentemente la pena non è sufficiente in sé se non colma questo scarto. Ma per capire cosa ci vuole in più andiamo a conoscere Lina Ghizzoni, evangelista. Venga con me. Signora, benvenuta a tutti. Lei è la vedova di Franco Evangelista, un bravissimo
poliziotto, detto Serpico addirittura, sì. che fu ucciso dai terroristi dei NAR fuori dal liceo Giulio Cesare, dove proteggeva i ragazzi che entravano a scuola, visto che erano appunto gli anni di piombo, anni difficili, sì. No? Lui era lì, sì, a proteggere i ragazzi. A scuola c'erano sempre scontri tra varie fazioni appunto di studenti, quindi era una scuola calda. Eccolo qua, sì. suo marito. Come ha vissuto lei questo percorso, questo dolore così grande? Un marito così importante, così bravo, poi questo delitto, questa sì. Perdita. Perdita con due bambini piccoli, che i miei figli, uno c'aveva 3 anni, ora uno c'aveva 6 anni e uno. E i miei figli adesso, mio figlio è in polizia. Ah, in polizia pure tuo figlio? Nel reparto mobile. Ha visto. Ormai sono più di 15 anni. E mia figlia lavora negli uffici. Della polizia? Sì. E tutte e due nella polizia? Sono, si vede che il papà di famiglia, perché no, ci sono anche altri parenti, ci sono. Senta, ma cugine, che una sono famiglia, una famiglia polizia. Sì. Allora senta, ma mi parlava di questo percorso, quando è che le ha sentito il desiderio di parlare, di incontrare? Come è avvenuto il primo contatto con la mamma e Fioravanti, no? Sono gli assassini. Come ha avuto questo primo contatto con i terroristi? Ho passato 5-6 anni che vorrei proprio dimenticarli, per quello che è stata la sofferenza, il dolore, la rabbia, tutti quei sentimenti che ribollono dentro. E io credevo che una volta che saranno arrestati tutti, tutto questo tormento si calmerà, perché in fondo è quello che uno desidera. Per cui stavo attento a ogni notizia, a ogni cosa. Invece quando è accaduto non è vero, non è che il mio animo ha trovato pace, no, anzi, è subentrato un altro problema, cioè il fatto di essere credente, praticante, di non riuscire o di non essere riuscita a perdonare, come la signora adesso si vergogna quasi di dire che faceva fatica a perdonare. No, è la situazione in cui di trovarsi. E poi a un certo punto sono stata aiutata da altre persone, perché ho conosciuto padre Adolfo Bascede, cioè il mio parroco, mi ha aiutato tanto, però io non ci riuscivo. C'è stato il processo, la prima volta che sono entrata in quell'aula del tribunale è stato tremendo vedere queste persone. Ho avuto un'impressione bruttissima. La seconda volta che mi hanno richiamato era un giovedì santo. Io, come sono entrata in quell'aula, ho sentito a un tratto proprio decadere qualsiasi il sentimento di rabbia, di rancore, di tutto quello che in quegli anni si era sviluppato in me. È entrata una pace interiore. Un momento, che, sì, e da quel è stato. E quindi contatto, ho detto, quello è stato veramente un dono del Signore. Dopo di allora, tramite padre Adolfo, che venne a trovarmi e mi portò la richiesta di perdono da parte di uno, io ho risposto, ho iniziato una corrispondenza, perché queste persone stavano dentro, una corrispondenza con questa persona. Per lettera? Poi per lettera, poi tramite Suor Teresilla Barillà, che mi hanno fatto conoscere padre Adolfo, e lei era volontaria a Re Bibbia, praticamente. Parlare al telefono mai, finché sono stati dentro. Ma ho riuscito appunto a avere dei contatti anche con gli altri, sempre per lettera. Quando l'ho incontrati? Quando sono usciti. Certo, il primo momento è di grande emozione, per entrambi. Poi piano piano, siccome già tramite lettera tante cose sono state dette, allora diventa più facile anche avere un rapporto, un discorso e parlare di tante cose. Sono passati questi anni e, ripeto, avendo raggiunto una certa
tranquillità interiore che poi mi ha dato la possibilità di crescere i miei figli in un dato modo, di affrontare tutte le altre cose in un modo diverso, ma questo non perché anche avere i rapporti con tutto il gruppo, insomma, quelli che in Nar, non tutti, ma comunque alcuni, Ciavradini, Cavallini, Mambro, Fioravanti, ha fatto sì, e anche frequentando poi il gruppo di Padre Guido, mi ha fatto sì e mi ha messo di fronte al volto dell'altro, a capire l'altro, le ragioni anche dell'altro, non soltanto guardare me stesso, ma anche quello che è stato il loro percorso, il loro dolore, il dolore delle loro famiglie, perché queste persone alle spalle hanno delle famiglie, le famiglie che soffrono ugualmente, e, non dico come noi, ma soffrono anche loro, perché magari sono anche famiglie appartenenti a polizia o carabinieri, certo, certo. Senta, si trovano di il volto così. Dell'altro, vorrei chiudere qui. Cosa vuol dire guardare una persona in faccia in queste situazioni? Cioè, nelle situazioni in cui una persona è colpevole e l'altra è vittima, cosa vuol dire riscoprire il volto dell'altro? Credo che faccia ancora molto problema, e si può ben capire il fatto che sia difficile, per esempio, dire che chi ha fatto degli atti terribili abbia un suo dolore. Allora, il riconoscimento di un reciproco dolore, che è un punto molto avanzato nell'incontro, è un aspetto decisivo, perché io riconosco la verità dell'altro che va oltre i fatti per cui normalmente lui è identificato. Grazie, Padre Guido Bertagna. Quello che volevo Vuole dire... aggiungere una cosa? Sì, prego. Quello che volevo dire io è che il perdono è giusto se uno lo dà veramente con il cuore. Non un fatto formale, non un fatto una che voglio con la mente, ma poi non è che dando il perdono tu dimentichi tutto quello che è stato il progresso, non è che dimentico che mio marito è morto come morto, certo. Non è un colpo di spugna, ma questo è però molto... è qualcosa perché ti fa affrontare meglio, come dice anche Papa Francesco, come difficile a volte il perdono. Eppure è lo strumento nelle nostre fragili mani per raggiungere la pacificazione del cuore. Grazie, grazie. Noi abbiamo fatto proprio questa trasmissione per tenere insieme il perdono con la memoria. Adesso, e grazie che l'ha testimoniato qui con noi, sì. Ma c'è una cosa di cui vorrei collegarmi a quello che ha detto Padre Guido, e cioè l'idea del guardare il volto dell'altro, no?